Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Crystalize insieme al nostro Ginetto e la nostra bellissima Viverna Ember per poter fare ancora un paio di catture che sono curiosa di fare perché non ho mai fatto, ora vi dico quali sono. Però lasciamo un momento di suspense per favore. Che poi vabbè, suspense, tanto l'avrò scritto nel titolo e nella descrizione del video, quindi c'era anche l'immagine, la suspense, hai capito? Come prima cosa, però, vorrei dare i nomi alle nostre tre nuove viverne, ovvero quelle che abbiamo ottenuto rubando gli ovetti. I nomi me li avete suggeriti voi nei commenti e io quindi utilizzerò questi. Quanto sei bella, quanto sei bellissima. Guarda, c'è anche tutto il pancino bianco, tutto da coccolare. Per questa creaturina adorabile mi avete suggerito il nome Erebo, che dal greco... Allora, io sono andata a cercare un po' di informazioni, mi avete detto che significa sangue, però andando a vedere un pochino ho visto che era tipo una figura mitologica greca, nata dall'unione tra tenebre e caos, cioè quanto è figo, io lo chiamo Erebo assolutamente. Sì, direi che gli calza a pennello, perdonate la pronuncia, non so se sia davvero Erebo, mi sembra di sì, ma visto che io con accenti e simili faccio schifo, se ho detto una cacchiata fatemelo sapere che così mi correggerò per il futuro. Per la nostra viverna Ember, un pochino più scura, allora qualcuno mi ha suggerito Ambra, però è il mio nome e quindi mi metterebbe un po' in difficoltà, cioè non lo so, mi mette un po' in crisi. Cioè, già soffro di personalità multiple, se chiamo anche la viverna col mio nome, mi incasino che è una meraviglia. Quindi ho deciso che lei sarà Lucy. La chiamiamo Lucy, sempre nome che mi avete ovviamente suggerito nei commenti. Che comunque dovrebbe significare luce, quindi voglio dire, ci sta. Nel senso, lei sputa fuoco, ne fa di luce a voglia. Per la nostra piccola vivernina più chiara che stiamo facendo level appare e che io sto amando la follia, a parte il peso perché fa un pochino schifo, mi avete suggerito il nome Miele, che mi sembra adorabile, adorabile. Lei non sputa miele, sputa fiamme, fuoco e distruzione, però non importa, va bene. Secondo me ci sta benissimo, però per renderlo un pochino più interessante il nome lo vorrei chiamare in inglese, la chiamiamo Honey, Topicla Honey. Honey, oddio, sarà terribile doverla chiamare, che la mia pronuncia, ripeto, fanno schifo. I nostri ragnetti sono qui tranzolli. Il piccolo ragnetto è cresciuto tanto. E non so se lasciarli qua o portarli alla base che abbiamo nel deserto, perché mi sembrano più creaturine da deserto. Può essere... No, in realtà no, erano nella palude. Vabbè, semmai ce li porteremo poi nella base che costruiremo, sempre prima o poi, laggiù dove abbiamo trovato anche loro. Allora, a sto giro prendiamo cripto, ma solo per spostarci verso la base d'appoggio nel deserto, perché le creature che voglio andare a catturare sono appunto lì in zona. Allora, quello che vorrei fare oggi è quindi prendere un bel tilacoleo, anzi due, perché voglio la coppietta, giustamente, e anche due piccoli Terror Bird, ebbene sì, e vorrei andarle a catturare, però a parte con una trappola sicuramente perché non ho voglia di fare gli inseguimenti lunghi eterni, ma soprattutto vorrei utilizzare un pochino il grifone che in effetti ce lo siamo preso ma non l'abbiamo mai sfruttato veramente, quindi vorrei dargli un pochino una possibilità. Aspetta, io sto sbagliando strada, sì, vero, casa per di là, ok. Oh, ed eccoci tornati qui. Allora, noi ci siamo portati appresso il facucerino, perché comunque poi vorrei andarmene un pochino a zonzo anche con lui. Eccolo qui, lui bellino bellino. Aspetta che a te non ho dato il nome. Io lo so già, quindi voglio chiamare Pumba. Ciao piccolo Pumba, sei bellissimo. Lo adoro. Allora, nel nostro meraviglioso grifone abbiamo già messo un po' di roba per la costruzione della trappola, che dovrebbe servire per entrambe le creature. E alla fine una sella di tilacoleo l'ho presa perché stavo pensando... Se prendiamo prima i tilacoleo, io poi posso provare ad andare a prendere i Terror Bird utilizzando uno dei tilacoleo, giusto? Può essere una buona idea? Non lo so, però ci possiamo provare. Allora, entrambe le creature le abbiamo già viste in questa zona, più o meno. Quantomeno i Terror Bird sicuramente qui e un pochino più avanti forse i tilacolei. Però appunto non dovremmo spostarci tanto, anche perché con il grifone sinceramente lunghi viaggi proprio no. La cosa bella del grifone però è che puoi fare le picchiate in continuazione. Questo è bellissimo, mi diverte molto. Quantomeno non rende il viaggio monotono, ecco. Ora vabbè, passeranno ovviamente quei 2-3 giorni per riuscire a beccare almeno un tilacoleo oggi che lo cerchiamo, giustamente. Aspetta che lì c'è uno spino. Voglio vedere se con la picchiata quanto danno gli facciamo. Andiamo molto molto in alto. E vabbè, non lo vedrò mai se salgo ancora di più. Vabbè, non importa, ci proviamo.
Voglio fare frittata di spino, frittata di spino. Quanto l'abbiamo ferito, porca puzzola! Che botta, vabbè, era un livello 16, però cacchiarola! Solo con la picchiata l'abbiamo ferito un botto, ah però! Ma per l'evento del giorno del ringraziamento non dovrebbero esserci tacchini in giro? Perché io non ho visto ancora manco mezzo. Cioè, le creature di colori interessanti ci sono, però non ci sono i tacchini. Che giorno del ringraziamento è senza i tacchini, scusate! Stegotech, bellissimo! Bellissimo! Ciao Raptor, ah, mi state inseguendo me, non me ne ero accorta. Quelle no, quelle sono tigri. E lassù c'è un Rex. Ok, no. Ma sono nella zona giusta. Cioè, li avevamo anche visti qua in giro, no? Aspetta. Finito la stamina, però ne ho visto uno là dietro. E là c'è anche un Terror Bird. Ok, con calma. Allora, sì, quello è un tilacoleo. Quello è un tilacoleo, non ti andare a nascondere. No, già ci sono le ali del grifone che infatti non facilitano il compito. Ah, un livello 16. Oh, peccato, guarda che bellino che è. Oddio, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vedere i cuccioli, soprattutto. Devono essere di una tenerezza e di una pucciosità incredibile. Eccone un altro. Eccone un altro. C'è anche un sarco. E c'è. Cos'è? Aspetta. Ora do un'occhiata a quello. Penso di sapere che cos'è quello schifo. Aiuto. Femmina livello 71. È però già quella non mi dispiace. Però allora l'abbiamo. È un sarco. Ah no, non è un sarco. Mi sembrava la coda di un sarco. È un drago spinoso. Però quella lì invece, quello è un basilisco. Quello è un basilisco. Aspetta che non riesco a inquadrarlo, ma è un basilisco. Sei un basilisco, vero? Ma che schifo è? Ma come ti sei interrato? Abbi pazienza. Ah, là ci sono anche artropleure. Ok, allora, vabbè, facciamo che... Noi qua abbiamo la femminuccia. Ricordiamoci che là c'è quel cacchio di basilisco. Non ci vedo una cippa, però. E direi quindi che ci possiamo fare la trappola più o meno in questa zona. Mi sembra la cosa più adatta. E quella è una femmina 37. Ok, no, quella femmina non ci interessa. A noi interessa prenderci quell'altra femmina 70 qualcosa, sperando che non si sia allontanata troppo. Guarda che sta arrivando uno scorpione a rompere le scatole. Dai che stavo pensando di costruirla qui la trappola cribbio, però. E mi sa che per non rischiare io mi faccio fuori anche il tilacoleo che non ci interessa. Che lo sento ruggire, quindi ci ha inquadrati, ma io non vedo lui. Ok, eccolo. Ah, è vero che con il nuovo TLC c'è anche la funzione, l'attacco sanguinamento. Me ne ero dimenticata, cribbio, che brutto. Ah, quanto sangue, oh mio Dio, è una scena super splatter, ok. Allora, vediamo di fare un po' di piazza pulita di alberi. Cici, mi butti giù qualcosa, grazie. Ok, adesso decisamente l'aria è un pochino più sgombra e possiamo finalmente costruire. Allora, teniamo il fucile a portata di mano, che qua lo so che sarà terribile. Allora, facciamo una cosa molto molto piccola. Cioè, un 2x3 proprio, non dovrebbe bastare per entrambe le creature. Sentite un verso? Da dove? No, niente. Ok. E ci mettiamo le nostre classiche paretine. In teoria dovrebbe bastare semplicemente una fila di pareti. E sì, mi rendo conto ora che avrei potuto metterci anche una porta. Vabbè, non importa, come al mio solito io me le dimentico queste cose. E di qua ci mettiamo i classici due rampini, così la bestiolina può salire. Ok, direi che siamo pronti a partire. La nostra trappolina semplice è pronta, semplice ma funzionale. E Tilacoleo, dove stai? Eri qua? Ah, eccolo qui, trovato. Cioè, meglio dire, lei ha trovato noi. Mi sta seguendo? Non vedo una cipa, lipa. Mi sta seguendo? Dov'è? Sì, mi sta seguendo, spero sia lei. Sì, ma Tizia, non rallentare così.
Aia, aia, chi? Cosa? Chi ci spara? Oh, Lillo, ma scherzi? Ma davvero? Oh, aspetta, 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 che non voglio ferire. Non voglio ferire. Non voglio ferire la nostra. Il nostro tiracoleo. Vecribio, sei maledetto. Guarda come osi spararmi. Maledetto. Ok, ci sta seguendo. Sì, vieni, cicci. Beh, cavolo, non mi ero accorta che c'erano tutti questi impedimenti qua in mezzo. Ci sta seguendo almeno. Sì, ci sta seguendo. Perfetto, dai. Dai, che ce la facciamo. No, no, tizio, devi vai più avanti. Più avanti. No, no, dai, maceri, ma non ti puoi fermare così. Ma sei una bestia orribile. Riproviamoci. Guarda, facciamo piano. Ok. Ok. Ma no. Ma perché si ferma? Cici. Ah, ok. Vieni. Ok. Aia. Quanto ci ha fatto male però in trappola. Maledetto quanto ci ha fatto male. Porco cribbio cacchio. Allora, mettiamo il nostro amichetto in passivo. Oh, e adesso gli spariamo con tutta calma da qui. Oh, perfetto, mi piace. Non vedo l'ora di poterti cavalcare, ciccino, sei così bellino. Ci sta giusto, con solo una paretina, un livello di pareti, cacchiarola. Secondo me se salta riesce anche a uscire. Non ho capito perché non stia saltando, però va bene, a me va bene così, figurati. Chi si lamenta? Mamma mia quanto ci mette. Porca miseria. Sì, però non mi danneggiare troppo le pareti, tesoro, che mi servono anche per altre bestie, voglio dire. Rimango in sella al grifone, non per altro, ma perché ci sono scorpioni che girano e so già che mi arrivano alle spalle e mi rompono le scatole. Non ho voglia di dover tornare alla base a recuperare, non so, armature o cose varie. E ci sta svenendo? Sì. Ah, se non si accappotta come tutte le altre creature. Aspetta, sì, vabbè, ora posso anche andare in giro senza. Non è che me lo devo sempre portare appresso, in effetti, il grifone. Ciao Cici, ma non si è accasciato come tutte le altre creature. Cioè, lui sei così un po' molto tranquillamente. Oh, sta dormendo. Peccato che non gli vediamo il musetto perché ce l'ha nella parete. Vabbè. Ma che bello che è. Allora, un paio di narcotici e ora ti vado a prendere pappa. Riusciamo a recuperare un po' di primate alla nostra bestiolina? C'è qualcosa che ci dà primate qua nei dintorni? Il carno dava primate? Non me lo ricordo, vediamo, lo scopriremo subito. Ma anche lui adesso c'ha il danno da sanguinamento, ma scusa! Ma... Vabbè, mi ha dato primate un pochino, va bene. È la mattina successiva, la bestiolina là dentro si sta ancora domesticando. Noi nel frattempo siamo andati a Zonzo a cercare altri tilacolei e ne abbiamo trovato un botto. Tipo, laggiù ce n'è due. Allora, lì c'è un maschio 75, che non mi dispiacerebbe. Ah, aspetta, eccola! C'era l'altro maschio 71. Che bei colori che hanno però, cribbio. Ne ho visto qualcuno qua sotto, guardalo, eccolo lì. Se è un tilacoleo e non è una tigre. Ma no, è una tigre. Smilodonte lo chiamano. È uno smilodonte, ok. A me sembra una tigre, però va bene. Aspetta, ce n'era un altro. Dove cribbio l'ho visto? Ah, lì. Lì sopra. Dov'è? Maschio 96. Voglio il maschio 96. Però quello è di un colore brutto. Cioè, cos'è, bianco, tipo? Gli altri hanno un colore molto più bellino. Sono più vivaci. Ma perché li trovo sempre di colori così? Vabbè. Allora, la nostra gabbia. Oddio, dov'è? Ah, è laggiù. Però non so se iniziare ad attirarlo. Perché non è che mi attacca l'altro. No, non mi attacca l'altro, figurati. Lei cosa vuole qua? Ah, Cici, tu a che punto sei? Al 40%, vabbè, ci vorrà ancora l'eternità di sempre. Ok, allora l'abbiamo imbottita di narcotici e adesso vediamo di far arrivare anche l'altro. Sì. Dai che ce la facciamo, secondo me. Dov'è? Era qua? No, si è buttato giù di sotto. Ma non era qui sopra, scusa? Sbaglio io? Ah no, è qui, sei tu, vero? Sì.
È lui. Cici, vieni, mi segui. Cici. Ma perché non riesco ad attirare la loro attenzione? Ciao, ce la facciamo? Sì, ok, perfetto. Aspetta, non mi far subito sanguinare l'anima, grazie. Ci sta ancora seguendo? Mi sembra di sì, c'è troppa vegetazione qua. Beh. Dove è Cripio? No, è rimasto incastrato! Ma davvero? Ah, no, ok, si è liberato. Peccato, mi sarebbe anche venuto comodo. Guarda, se la sta prendendo con bestie, sai che c'è? Io inizio a spararti, ti beccherò da qui o beccherò l'altra. No, forse ce la faccio. Ah, ci ha fatto sanguinare di brutto. Ok, vieni di qua, Cici, vieni. No, aspetta, l'ho presa male, ho preso male le misure. Aspetta, ora si distrarrà con l'altra bestiolina. Vero? No, forse no. Forse no. Dove? Sì, forse sì invece. Vediamo. C'è. No, ma no. Ma stai scherzando? Dai, entra. Perché non entra? È rimasto bloccato. Stai scherzando? Cioè, stai scherzando, mi è rimasto bloccato lì a mezz'aria. Va bene, non importa. A me va benissimo, guarda. Ma forse perché c'è l'altro sotto è rimasto bloccato così. Ma dai che si è messo a mangiarmi. No, non mordermi le mura, dannazione. Dai che non ci vedo, c'è un riflesso terribile. Ehi, guarda quanta bava quando morde. C'ha la rabbia sta bestia. Ah, c'è un riflesso. Perché ti sei girato di ora? Mi devo girare dall'altra parte. Non ci vedo una cipa. Che fastidio. Ah, ci mettiamo da sto lato. Almeno non c'ho il riflesso del fucile negli occhi. Mio Dio, mi stava uccidendo. Vai nel culetto. Ci puoi andare giù per cortesia? Vorrei evitare che l'altra nel frattempo si svegliasse. Come è rimasto incastrato male. Poverino, come mi dispiace per lui. Ma neanche tanto in realtà. E in faccia! Aiuto! È un po' arrabbiato con noi! È un po' tanto arrabbiato con noi! Guarda come ci guarda malissimo! Col sangue tra i denti persino! Col sangue tra i denti! Come sembri ancora più cattivo! Gira su se stesso, sembra un carion! Guarda che sembra un carion! Ci andrebbe una musichetta! No, tizio, non passarmi davanti adesso perché mi incacchio molto! Tizio! Ti prego. No, togliti. Ma perché proprio qua dovevi passare? Vabbè, c'è un'infinità di spazio. Ma no, passiamo davanti a quelli che stanno sparando. Giustamente. Istinto di sopravvivenza proprio zero. Dai che mi si sveglia l'altra. Per cortesia, che ci avete una cacchio di barra del torpore che fa schifo. Non t'agitare però. Guarda come gira. Questa dovrebbe essere la canzone di un carion, ma anche no. Ciao, boom. No, mi si è rotto il fucile. Ah, però, si è addormentato. No, vabbè. Ma perché a noi succede tutto ciò? Allora, si è addormentato in una posizione semplicemente adorabile. Semplicemente adorabile, appoggiato così, sembra un gattino. Qui abbiamo l'altra, che a che punto sei? Il torpore gli è un po' sceso, ma vabbè, mi fai passare... No, non dirmi che ora non riesco più a passare. Ma stiamo scherzando? Non ci credo. Devo buttare giù la parete. Cioè, io avevo anche fatto una porta lì, capito? Mentre questa dormiva, io lì avevo fatto una porta. Per evitare di dover distruggere pareti. Grazie, molto gentili. Allora, vediamo di dare un po' di carnina, un po' di narcotici. E adesso vi vado a cercare Primate. Ma dai, ce li abbiamo già tutti e due. Già la coppietta, non ci credo. Guarda come sono carini. Dai, questo che dorme qua sopra è tenerissimo. Ma guardalo che dolcezza infinita che è. Va bene, allora direi che adesso gli andiamo a cercare un pochino di Primate e dopodiché, niente, iniziamo ad andare a cercare i Terrorbird. Ma che bello!
Oh cavolo, ma tutti quelli là dietro di livello alto, quei maschietti di quei colori bellissimi. Oh, come vorrei una collezione, sembrano dei peluche queste creaturine. Vabbè ragazzi, ma per queste creature ci vuole un'infinità di tempo. Mamma mia, quanto sono lente. Al 6%, ma gli ho anche dato Primit, voglio dire. Oh. No, scusa, cos'è successo? Perché ti sei messo a dormire lì? Tu eri qua prima, come... cioè, ma mi sono spostata 10 secondi! 10 secondi, cos'è successo? Vabbè, si è messo più comodo, ok. Allora, sono passati circa 2 giorni, ma finalmente le due bestioline si sono addomesticate, cioè voluta all'eternità di sempre, e abbiamo finito tutti i narcotici, tutti, tutti. Abbiamo dovuto usare le bacche alla fine, perché non ne avevo più, non sapevo più come tenerli addormentati, prenderli a schiaffi non mi sembrava l'idea migliore. Comunque vorrei far notare che la bestiolina qua, volendo, poteva tranquillamente uscire dalla gabbia mentre gli sparavo, cioè gli bastava fare un saltino, niente di che, però vabbè, ripeto, chi si lamenta, evidentemente avevano voglia entrambi di essere addomesticati, oddio, questa forse un po' meno. Questa Chiara forse un po' meno era rimasta bloccata sul bordo, ma quest'altra decisamente sarebbe potuta uscire. Dai, quanto sono bellini! Sono meravigliosi tutti da coccolare, sembrano così morbidi. Sì, ti guardano con puro odio negli occhi, ok, però sono comunque carini. Anche questo chiaro alla fine mi lamentavo molto del colore, ma in realtà mi piace, dai, non è male, non è male. Mi sembravi un po' più chiaro ieri sera, però vabbè. Va bene, allora, visto che abbiamo finito i narcotici e che il nostro fucile si è rotto, anche se ne abbiamo in realtà uno di riserva nel nostro grifone, direi che ormai siamo comunque costretti a tornare alla base. Quindi, per cui, ragazzuoli, mi dispiace, tutti nelle sfere poché, torniamo a casetta e poi torniamo qua, però voglio tornare col Tilacoleo. Voglio tornare con uno dei Tilacolei, penso quello più forte, il maschietto. Perché voglio andare a caccia di Terrorbird direttamente con queste bestioline così adorabili e pucciose.